tutti, sono Surabi ed eccomi qui, come tutte le settimane, per parlare insieme a voi dei tarocchi, i tarocchi Rider-Waite. Come sempre farò un'estrazione di carte e andremo a vedere che cosa le carte hanno da raccontarci. Il tema di oggi è dedicato alla salute e vediamo che cosa hanno da raccontarci le carte dei tarocchi Rider-Waite. Eccole qua. Mischiamo un pochino, già sono mischiate, ma alzo e vediamo cosa ci dico. La prima carta è legata alla, ve la faccio vedere, vedete, al 6 di denari. Quindi è legata alla concretezza, è legata alla andare avanti giorno per giorno. Quindi se abbiamo qualche difficoltà a livello di salute, in qualche modo dobbiamo cercare di portare pazienza. E però se vogliamo che la nostra salute migliori, vedete che esce il giudizio, che è una carta molto potente, dobbiamo anche far qualcosa per questa opportunità di guarigione. Quindi non soltanto magari affidarci agli altri, ma mettere in atto dei correttivi che ci facciano capire meglio come possiamo agire per migliorare. Dobbiamo anche imparare, vedete che esce il Fante di Spade, a contenere i nostri pensieri, cioè fare dei pensieri positivi, non metterci nella condizione di pensare che le cose andranno male. E questa carta, che è sempre una carta molto particolare, esce il Diavolo, che in questo caso, siccome il Diavolo rappresenta anche il successo, ci dice: se metti in atto i correttivi, vivi giorno per giorno e soprattutto non fai pensieri negativi, hai la possibilità che di ottenere un miglioramento. E escono altre due carte di sintesi. Il Papa, che ci parla anche dell'essere corretti in quello che facciamo, quindi di mantenere la strada che ci stiamo proponendo, quindi non soltanto di stare, come posso dire, nella procedura, nella anche magari nelle medicine che dobbiamo prendere. Dobbiamo essere corretti, seguire correttamente le istruzioni, non metterci nella condizione di saltare: ah sì, questo non lo faccio perché oggi non c'ho voglia, questo non la prendo perché non mi piace. Quindi è un monito a stare nelle regole. Quindi se ci sono delle cose che devo fare per migliorare la mia salute, è importante che le faccia secondo regola. E anche di nuovo un incoraggiamento a abbandonare i pensieri inquinanti, i pensieri che ci creano disagio, che magari che aumentano le nostre preoccupazioni e non ci aiutano a trovare uno spazio di guarigione. Non dobbiamo essere rigidi. Vedete, ci sono tante spade, quindi vuol dire che tutto sommato questa situazione di disagio all'interno della salute, può essere che, ne so, abbiamo preso un virus o c'è qualcosa che non va, però è alimentata da tanti pensieri, quindi di questi dobbiamo imparare a farne a meno. Ricordiamoci che gli arcani maggiori sono le vie maestre e gli arcani minori ci dicono, sono degli assistenti, chiamiamoli così. Quindi in realtà che sta comandando la risposta sono i tre arcani maggiori, che ci dicono: datevi una mossa e cercate delle soluzioni per stare meglio. Potete avere successo a patto che seguiate comunque le regole,
Quindi invece di stare lì a piangere su voi stessi, mettete in atto dei correttivi che vi aiutino nella guarigione. Bene, per oggi ho finito. Vi auguro di stare sempre meglio, di avere una vita serena. Love, Surabhi. Se questo video vi è piaciuto, vi chiedo di mettere un like, di commentare così posso rispondervi, ma soprattutto se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale, così potrete avere tutte le informazioni in anteprima. E ancora, se avete bisogno di contattarmi, trovate qui di seguito i riferimenti. Ciao a tutti!